stato inventato. Che cosa possiamo fare? Possiamo fare molto, dobbiamo esserci, dobbiamo continuare a lottare, perché una cosa è certa, si stancheranno prima loro. E allora, noi, come precari della scuola, io faccio solo un inciso. Queste logiche berlusconiane stanno portando nella nostra regione e in altre regioni tra virgolette ricche a patti tra Stato e Regione che introducono nelle scuole nuove figure professionali. Hanno tagliato i docenti nella scuola, sì, perché dicevano che erano troppi. Li fanno uscire dalla porta e rientrano dalla finestra con contratti ancora più precari, contratti a progetto, indennità di disoccupazione. Vengono pagati 600 euro al mese con indennità di disoccupazione e se vogliono raggiungere uno stipendio completo devono lavorare 36 ore di lezione frontale nella scuola. Chiunque lavora nella scuola sa che questo è impossibile. Quello che significa poi è che non c'è coerenza. Tagli da una parte e fai entrare dall'altra, me lo devi spiegare come funziona. Questo non ci piace. Non ci piace che la scuola non sia pubblica, gratuita e laica. La scuola è gratuita e laica. Perché quei soldi che escono da una parte rientrano da un'altra nelle scuole pubbliche, private e professionali. E questo è inaccettabile. La nostra Costituzione non lo prevede, non lo accetta, non lo accetterà mai. Ci saremo e saremo qui, proprio in questa piazza, l'11 di dicembre, in occasione dello sciopero della scuola. Saremo qui con gli studenti, i precari, gli studenti, i genitori, dietro noi questo striscione che dice no alla scuola privata, che dice no all'università.